Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Giorgia Soleri, classe 1996, è milanese di nascita, tiene a specificarlo, e vive a Roma, modella, fotografa e attivista, scrive versi da sempre. La signorina Nessuno è il suo primo libro, una raccolta poetica alla riscoperta di sé e dei legami tra esseri umani. Parlando con i suoi fan, però, la Soleri ha ammesso di vivere ancora in una situazione precaria, attorniata da scatoloni e con alcuni arredi ancora da trovare. Primo tra tutti il letto dove dormire, sto cercando un'alternativa, perché il letto nuovo arriva a inizio novembre, ha detto in una storia, svelando come dorme per il momento. Ho avuto l'idea del secolo di comprare un materasso autogonfiabile da campeggio, senza pensare che ho 3 gatti. I felini non le hanno reso la vita facile, e la sistemazione provvisoria si è rovinata subito. Il materasso gonfiabile è praticamente andato, infatti mi sveglio 3 o 4 volte a notte per rigonfiarlo e sto cercando un'alternativa. Poi ha chiesto aiuto ai suoi seguaci per scegliere un'alternativa tra futone e brandine.